si comincia adesso e prova subito il lancio in avanti, un tentativo piuttosto velleitario. Nardi, il cross alle spalle di tutti, prova ad andare Gori. Di battuta, va lui, basso, direttamente in porta. Se la cava in qualche modo Satti e poi con l'apertura qua della squadra di Micchi, ancora Fattori, altra sponda, prova a far valere ancora i centimetri, Bossaon deve girarsi, prova ad andare. Che gol che ha fatto Bossaon! Un gol pazzesco! In rovesciata! Gol bellissimo di Bossaon che porta in vantaggio la Milanese impavida. Una perla. Entra il gol dell'1-0. Da splendido gol di Bossaon, è 1-0 in una partita carica di significato, una delle ultime della regular season per queste due squadre che sono a caccia dei loro obiettivi. Lo palo teso, il cross c'è dall'altra parte, il tocco di Dumbia e il gol di Coppini, è 2-0 per la Vianese impavida su schema da calcio di punizione. Arriva tutta la panchina a festeggiare, festeggia la Vianese impavida. Al minuto 19 Bossaon affronta Pieroni, va via, body check di Pieroni, calcio di punizione gialla inevitabile. Chiede scusa Pieroni, c'è anche un rimpallo, poi è fattore da allontanare. Brivido per la Vianese, attenzione alla ripartenza con Ballerini che finisce a terra e c'è il giallo, che vuol dire secondo giallo e rosso. Rosso per il numero 13. Va Gori, palla in avanti, prova ad andare testa Nardi, palla che rimane lì e c'è il gol del 2-1, ma è posizione di fuori gioco, tutto annullato. 4, gol annullato al Castelnuovo. Sarà sicuramente la squadra che potrà dirla sua. Finisce 2-0 per la Vianese impavida a sorpresa contro il Castelnuovo.